Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Come voi sapete, lo YouTuber l'ho iniziato a fare non solo per parlarvi di Juve, di fare polemiche con altre tifoserie come è successo in queste 2 settimane e quant'altro. Io lo YouTuber l'ho iniziato a fare anche e soprattutto se, per differenziarmi dagli altri, per parlarvi del mondo ultras, per portarvi le novità del mondo ultras e del mondo tifo in generale, ok? Allora, oggi voglio parlare di questo slow. Adesso la sigla non mi ricordo le tre parole. Comunque, support sicuramente c'è e c'è officer. Non mi ricordo quella con la L, come si chiama. Comunque, a parte questo, comunque, cos'è lo slow? Intanto, cos'è lo slow? Lo slow serve a. È un organo o comunque è un'iniziativa fatta per tenere in collegamento la società con la tifoseria, con la curva soprattutto, con gli ultras. A cosa serve questo? Serve a prevenire vari atti vandalici, ma in generale serve per, diciamo, mandare a fanculo dalla curva i criminali e tenere i veri ultras nella curva. Ciò non vuol dire vietare manifestazioni pro o contro società, pro o contro istituzioni. Assolutamente non vuol dire questo. Anzi, l'ultras e la curva sono comunque, hanno il diritto di manifestare le proprie esigenze o la propria felicità per il momento della propria società o per alcune scelte dell'istituzione in generale. Ma a parte questo, lo slow serve appunto per far sì che soprattutto in alcune scelte della società possa avere voce in capitolo anche il tifoso della curva, ok? Il curvaiolo, l'ultras, nel senso che possa anche lui dire la propria. E non solo dire la propria, ma far valere la propria parola in un contesto di scelte societarie. In poche parole, è un azionista senza mettere nulla. In poche parole, può dire la propria. Ecco, secondo me è un'iniziativa giustissima, ottima, ottima, per far sì che alla fine anche chi paga biglietto, abbonamento, abbia voce in capitolo, che alla fine, come diciamo sempre, allenatori, giocatori, dirigenti passano, ma alla fine il vero nucleo di una società, di una squadra è la tifoseria, il vero tifoso intendo quello che va in curva. Sicuramente ce ne sono altri di altri settori, però quello che va in curva diciamo proprio è il nucleo della tifoseria, perché è colui che alla fine non abbandona la squadra mai, nel bene e nel male, e che incita la squadra nel bene e nel male, che comunque contesta, che è colui che ci mette la faccia. Quindi è giusto tenere questo rapporto. Fatalità, però, bisogna constatare purtroppo che le uniche due società in Europa a votare contro questa stupende iniziative sono state Bayern Monaco e Juventus. Il Bayern Monaco, anche se ha votato contro, ma non rema contro i propri ultras. Mentre la Juventus, con il nuovo stadio, soprattutto di proprietà, varie iniziative degli ultras li ha bloccati, varie striscioni li ha bloccati. Ha iniziato una specie di repressione nel proprio stadio abbastanza assurda. Mentre noi quando andiamo in trasferta possiamo portare fumogeni, possiamo fare il cazzo che vogliamo, allo Juventus Stadium no. E fare il cazzo che vogliamo non vuol dire spaccare, distruggere, però portare ciò che può contribuire alla coreografia, fumogeno o queste cose qui. Quindi alla fine purtroppo la Juventus è stata, insieme al Bayern Monaco, a votare contro questa bella iniziativa. Comunque io ci tenevo anche a spiegarvi cos'è lo slow. Serve a, appunto, tenere in contatto costante la società con la tifoseria. Far sì che la società
venga a sapere direttamente dai capi della tifoseria, dagli esponenti principali della tifoseria, i malumori che ci sono nella tifoseria, far sì che si risolvano parlando, parlando senza violenze e quant'altro, e far sì che i violenti, i criminali, quelli violenti, alla fine quelli che fanno violenza gratuita, ecco, vengano esternati dall'iniziativa. Questo, secondo me, è un punto d'inizio dove bisogna continuare a, secondo me, battere, perché è una grande iniziativa che potrà servire molto per i rapporti tra società e tifoseria in generale. Bene, io ho spiegato di questa iniziativa, che comunque la stanno discutendo in Lega, l'hanno discussa ieri e quant'altro. Non mi resta altro che salutarvi. Ci vediamo, vi ricordo, stasera, ovviamente, 8 e tre quarti, tutti incollati davanti alla televisione, o chi va nel settore ospiti, forza ragazzi, soprattutto chi va nel settore ospiti, cantate come sempre, non ho dubbi. Comunque ci vediamo dopo per un video che io dovevo esserci, ma fatalità, i biglietti sono finiti dopo 2 ore, non si sa perché, però comunque ci vediamo dopo il video per Sassuolo Juventus. Ciao a tutti e sempre forza Juve.